Ma quanto è forte Chris Coleman! Bene ragazzi, oggi vi mostrerò un ritmo di Chris Coleman che potete utilizzare per allenarvi con il pedale. È un ritmo molto simpatico e ha veramente tantissimi colpi di cassa. Quindi, come un altro video che ho fatto su Thomas Pridgen che ti lascio in descrizione, potete usare anche questo ritmo per allenare la vostra gran cassa. E durante il video vi spiego anche perché secondo me è molto valido. Anche questa volta sono andato a rubare qualcosa da uno dei grandi batteristi e questa volta come vittima ho scelto Chris Coleman. Ovviamente si sta scherzando. Devi sapere che io faccio molte reaction e nel mio canale le puoi trovare veramente tante, e da queste reaction cerco sempre di andare a estrapolare qualcosa, magari dei ritmi, magari dei feel, dei chop, dei grandi batteristi. Quindi nel mio canale puoi trovare veramente tanti contenuti, ho trascritto ormai tanti batteristi, tante parti di batteria, tra cui Annika Nils, Virgil Donati, Aaron Spears, Vinny Colaiuta, veramente tanti contenuti su Vinny Colaiuta. Insomma, puoi trovare veramente tanto materiale che ti può aiutare a crescere come batterista. E nella puntata di oggi sono andato a rubare un ritmo veramente interessantissimo di Chris Coleman. Comunque, bando alle ciance, lo andiamo subito a vedere. Wow! Lo vediamo una seconda volta. Wow! Lo vediamo una terza volta. Wow! Come avete visto qui, Chris non si risparmia in niente, in velocità e in colpi di gran cassa. Allora, questo ritmo mi piace tantissimo perché la struttura in realtà non è così complicata. Adesso cerco di spiegarvela brevemente. La cosa importante da tenere a mente è che qui, in questo groove, il protagonista, il ruolo fondamentale di questo ritmo è la gran cassa. Perché? Perché Chris in questo ritmo con le mani fa sempre la stessa cosa. Semplicemente lui fa un tappeto di sedicesimi con il Charleston, quindi quattro note per ogni quarto. 1 E and a, 2 E and a, 3 E and a, 4 E and a. Quindi il Charleston sarà sempre in sedicesimi, mentre la mano sinistra sarà sempre sugli ottavi con il rullante. Quindi le nostre mani faranno sempre questa cosa qua, per intenderci. Quindi le mani fanno sempre questa cosa qui, mano destra in sedicesimi, mano sinistra in ottavi. Andiamo a vedere la gran cassa. Perché vi ho portato questo ritmo e mi è piaciuto tantissimo, ho deciso di trascriverlo? Perché è un ritmo che diventa progressivamente più difficile, ok? Io sono andato a trascrivere una parte di 4 quarti più 4 quarti e la cosa che mi piace molto è che i primi 4 quarti hanno un tipo di difficoltà, la seconda parte invece ha un tipo di difficoltà più elevato. Ok? La suono in continuazione aumentando la velocità. Come avete visto, quindi la prima parte parte, scusate il gioco di parole, in maniera semplice, dopodiché tra unisoni con la gran cassa e il rullante e colpi più veloci in 32esimi inizia a diventare sempre più difficile. Giusto, se ti sta piacendo questo video non dimenticarti di iscriverti al canale e attivare la campanella. Purtroppo vedo che nei miei video la percentuale di chi guarda il video rispetto a chi è iscritto è veramente sempre bassa e questa cosa la dobbiamo risolvere. Torniamo al ritmo. Andiamo adesso alla seconda parte. Ok, quindi come notate, col fatto che le mani fanno sempre la stessa cosa, qui Chris Coleman decide di iniziare a
buttare veramente tantissimi colpi di gran cassa e suona veramente molto bene. Quindi anche qui, come nella prima parte, lo suono in continuazione aumentando sempre di più la velocità. Bene ragazzi, quindi come avete visto queste due parti sono molto diverse tra loro. La prima parte è molto più facile rispetto alla seconda. Potete utilizzarlo per migliorare progressivamente. Quindi partite, magari mettete il metronomo a una velocità bassa e pian pianino aumentate la velocità. Lo trovo veramente un bel esercizio per sviluppare la padronanza del pedale e il controllo soprattutto del pedale dei colpi singoli ad alte velocità. Ovviamente, come avete potuto anche sentire, più aumenterete la velocità più sarà difficile mantenere la stessa intensità, la stessa potenza del colpo durante i 32esimi, perché sono colpi molto veloci e diventa difficile mantenere quella forza. Ma con tanto allenamento e tanta pazienza sono sicuro che riuscirete a trovare veramente tante soddisfazioni da questo esercizio. Un altro esercizio che ti consiglio caldamente di andare a vedere è quello di Thomas Prigen, il video che ho fatto su Thomas Prigen su un esercizio con il pedale singolo, anche quello è molto interessante, te lo lascio in descrizione. Andiamo a vedere come suona tutto insieme. Anche qui lo suonerò di continuo e aumenterò la velocità fin dove riesco, ragazzi, dopo chissà. Allora, come ti è sembrato? Come hai potuto vedere, a velocità alte diventa veramente difficile, però questa è una cosa che a me stimola molto e la vedo un po' come una sfida, quindi di sicuro ci passerò del tempo e studierò questo ritmo per aumentare ancora di più la padronanza del pedale. Come sempre ti ricordo che trovi il PDF della lezione, lo spartito, scaricabile qui in descrizione, come lo trovi in tutti gli altri miei video. Se vai a vedere nel canale ci sono molti contenuti che sono sicuro che ti potranno interessare. Detto questo, fammi sapere nei commenti se questo ritmo ti sembra troppo difficile, magari ho trovato qualcosa di troppo ostico e per usarlo come un allenamento, o se magari è fin troppo facile per te. Fammelo sapere nei commenti. Iscriviti al canale se il video ti è piaciuto e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!